È con noi Pierangelo Campodonico, direttore MUMA, Musei del Mare e della Migrazione di Genova, perché per festeggiare un compleanno, se vogliamo, nel senso che il 31 di luglio il Galata Museo del Mare, che deve il suo nome, come forse non tutti sapranno, ad un quartiere di Istanbul che almeno fino al XV secolo ha rappresentato la sede di una delle più importanti colonie genovesi nel Mediterraneo, compie 20 anni. È stato inaugurato infatti nel 2004, uno degli eventi più importanti di quello che fu l'anno europeo della cultura per Genova, e adesso il museo ha deciso di festeggiare questo importante compleanno con tutta una serie di iniziative che partono da adesso per arrivare fino alla fine dell'anno. Ma io vorrei che cominciassimo a parlare proprio del museo prima di parlare di iniziative. Se lei si volta, lei è stato il testimone, diciamo così, se lei si volta indietro in questi 20 anni, cosa vede? Ah, tanto buongiorno, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sicuramente è stato un percorso lungo, un percorso che ci ha visto crescere con i nostri visitatori insieme. Perché noi siamo partiti come siamo partiti nel 2004 e chi avesse visto quel giorno, quel pomeriggio, sera, di quella giornata molto particolare dell'estate del 2004, oggi faticherebbe a riconoscere il Galata così com'è. Il Galata infatti in questi anni ha investito molto sugli suoi allestimenti, sull'investire sulle tematiche. Per esempio, una delle più importanti è stata a partire dal 2007 il racconto sulle migrazioni. Noi siamo partiti da una mostra su Ellis Island e poi questa ci ha portato lontano, ci ha portato fino all'America Latina, per poi riportarci invece a casa nostra. E nel 2016 noi abbiamo fatto un'altra mostra che si chiama Italiano Anch'io e che racconta la vita degli stranieri nella nostra città, stranieri che non sono più stranieri perché vivono, lavorano con noi, sono i nostri compagni di scuola, sono le persone che noi abbiamo in famiglia, eccetera. Ma negli altri punti importanti possiamo ricordare sicuramente la grande avventura che è stata la musealizzazione del sommergibile Nazario Sauro, che è l'unico sommergibile musealizzato in acqua in tutto il Mediterraneo, ed è stata un'operazione complessa che è durata molto tempo, ma anche estremamente emozionante. Lo dico anche dal punto di vista personale, perché condurlo nell'ultimo viaggio, io ero sulla torretta del sommergibile quando è stato portato a Genova, fu veramente una delle grandi emozioni, però un'emozione che in qualche misura è ripetuta ogni giorno da tutti i visitatori che lo visitano. Ed è anche importante, una testimonianza, vorrei dire, drammatica in un contesto come quello di oggi, purtroppo segnato dalle guerre intorno a noi. Quindi non un sommergibile per le velleità belliciste, ma un sommergibile per renderci conto della durezza di questa vita, di questa prospettiva. Tra l'altro io ricordo proprio il giorno in cui il sommergibile entrò in darsena con un tripudio di, oltre a curiosi, ma anche, mi ricordo forse un elicottero della Capitaneria di Porto che lo scortava, quindi fu diciamo così, un ingresso in pompa magna in quella circostanza. Ma sicuramente io credo che il Galata ha segnato in questi anni la vita della nostra città, anche a partire dall'evento più doloroso in assoluto, che fu il crollo dell'8 novembre 2003, quando Albert Colgegia, un dipendente albanese, morì sotto le macerie di questo crollo. Ed è un evento che noi ricordiamo da 20 anni, ogni anno, perché è il patto che ci lega a lui, alla comunità albanese, e un po' la gratitudine che noi abbiamo nei confronti di tutti quei che in questi anni hanno lavorato dentro il nostro museo, e sono tante persone. Lei ha parlato di un filone molto importante che il Galata ha sottolineato nel corso di questi anni, cioè quello delle migrazioni. Però anche per così incuriosire un po' i nostri telespettatori, non tutti saranno andati a visitare il Museo del Galata, per invogliarli a visitarli, che cosa c'è dentro il Galata? Dentro il Galata noi troviamo 5 piani completamente allestiti, e infatti abbiamo un po' di crisi di spazio, ci manca un pochettino l'aria per davvero mettere tutte le cose di cui vorremmo parlare, perché sono tante quelle che si riferiscono al mare, alla vita di mare e alle migrazioni. I primi piani sono destinati ad accompagnarci nel percorso che fece la comunità genovese
rispetto alla sua marineria dalla fine del Medioevo fino all'età dei vascelli, dei brigantini, quindi la ricostruzione di una galea genovese del XVI secolo, la ricostruzione di un brigantino del XIX. Al terzo piano invece troveremo poi il viaggio dell'emigrazione e quindi la ricostruzione molto fedele, che effettivamente ha poi colpito parecchio i nostri visitatori ma anche i nostri colleghi, di quello che era un vascello, un piroscafo di emigrazione alla fine dell'Ottocento, quelli che portavano i nostri nonni nelle Americhe, nell'America Latina, in altre destinazioni. Nello stesso piano abbiamo appunto, come dicevo prima, Italiano Anch'io, che racconta la vita e anche i motivi di perché abbiamo una forte immigrazione anche nella nostra città ed è una tradizione che noi conserviamo, per poi passare al quarto piano dove noi abbiamo altri due punti molto importanti. Da una parte una collezione artistica che racconta di porti e di marineria mercantile, la collezione Clerici che ci è stata concessa dalla Fondazione, e un punto al quale siamo particolarmente legati, che è la memoria dell'Andrea Doria, dove ricostruiamo la storia straordinaria più bella del mondo e poi ricostruiamo anche gli eventi drammatici dell'ultima notte. Tra l'altro il 25 luglio ci sarà proprio una serata dedicata all'Andrea Doria, quando ricorre l'anniversario di quella dramma. È una serata per noi molto importante anche perché il Galata, assieme al Comune di Genova, ha avuto un grande ruolo in questi anni per rivendicare l'orgoglio di un equipaggio, dei suoi ufficiali, della figura del comandante Piero Calamai. A oggi questa è stata l'operazione di salvataggio in mare aperto più grande che sia mai stata compiuta. E allora la vogliamo ricordare la storia del naufragio, ma ricordare anche la storia drammatica delle polemiche che portarono veramente tanta amarezza a coloro che ne furono protagonisti e si videro ingiustamente accusati di colpi che non avevano commesso. E quella sera, infatti, alle 11:10, che è esattamente l'ora in cui ci fu lo spronamento dello Stockholm con Andrea Doria, noi sentiremo i rintocchi di una campana, quella della Leonardo da Vinci, perché quella dell'Andrea Doria non è mai stata trovata, e ci ricorderanno appunto le vite che furono perse in quella serata drammatica. Direttore, quando si festeggia un compleanno si tende a essere un po' autoreferenziali, no? A parlare di se stessi, a concentrarsi su se stessi. Invece una cosa che colpisce di questa serie di appuntamenti che voi avete creato è il fatto che voi vi apriate anche agli altri musei italiani, insomma, con una serie di incontri di cui tra l'altro sarà protagonista proprio lei. Sì, questo ci abbiamo tenuto molto, è nata dal dialogo tra noi come comunità museale, una comunità museale fatta dai custodi, dagli operatori, dai curatori, dai tecnici che lavorano dentro il museo. E noi ci siamo chiesti, dobbiamo festeggiare o piuttosto chiederci, farci delle domande. L'anniversario non può essere l'occasione per una riflessione. E questa riflessione cosa deve riguardare? Deve riguardare, secondo noi, appunto qual è il ruolo oggi del museo, perché oggi il ruolo del museo è cambiato, da 20 anni a questa parte il ruolo è cambiato e il museo sempre di più viene chiamato dalla società che è intorno, dai tempi che è intorno, ad essere un luogo particolare. Io vorrei dire, anche secondo le ultime indicazioni dell'ICOM, un luogo di democrazia. Perché democrazia? Perché dico questo? Un luogo dove si ci ascolta reciprocamente, dove non si ci urla addosso, dove non esiste la prevaricazione, ma dove tutte, diciamo, le diverse sensibilità vengono rispettate. Per fare questo abbiamo pensato che la cosa migliore fosse appunto affidarci agli amici e colleghi dell'ICOM, a iniziare da Michele Lanziker, che ne è il presidente, che ci introdurranno in questi dialoghi. Ci saranno Tiziana Maffei, che è direttrice della Regia di Caserta, Paolo Giulierini, che è il direttore del Museo Archeologico di Napoli, Cristian Greco, che è il direttore del Museo Egizio. Si potrebbe dire, ma sono musei molto diversi dal Galata, vero, ma sono musei che hanno un forte rapporto con le loro comunità. E io vorrei dire, dopo 20 anni, noi possiamo dire come Galata, che il Galata è molto legato alla sua comunità, che è la città di Genova, e vogliamo riflettere per i prossimi 20 anni, 40, quelli che saranno, proprio per continuare ad avere questo ruolo nella nostra città. Tutto senza invidia, senza gelosia, mi pare di capire.
Assolutamente sì, nel senso che, anzi, se c'è una cosa che ci siamo prefissi per quest'anno è quello di cercare di ingaggiare nuovi pubblici. Il museo non è solo delle persone che pagano un biglietto che può essere più o meno caro e quindi entrano dentro e godono di oggetti, di opere, eccetera, ma è veramente qualche cosa che appartiene alla comunità, sia negli elementi, diciamo così, materiali, e da questo punto di vista ci sarà una mostra, appunto verso la fine dell'anno, nell'autunno, dei donatori, perché in questi anni il Galata ha avuto moltissime donazioni e noi vogliamo ringraziare coloro che hanno risposto la fiducia in noi, proprio mostrando le loro opere e ponendole in fruizione da parte di tutti. Ma nello stesso tempo c'è anche un invisibile, un immateriale, e questo è rappresentato dalla conoscenza che il museo sviluppa proprio nel suo lavoro quotidiano, per esempio con la didattica. È importante ricordare come l'anno scorso il Galata è stato visitato da 30.000 studenti. 25.000 hanno fatto attività didattica, altri 5.000 lo hanno visitato in forma libera. Questo significa che è praticamente un quarto del nostro pubblico, e questo è un segno importante anche di vivacità, perché gli studenti sono coloro che ci pongono domande su il perché delle cose, sul modo con cui le raccontiamo, e sono in questo senso il futuro stesso del museo. Un'ultima cosa volevo chiederle prima di chiudere, direttore, il tempo è volato, i cosiddetti incontri che ogni giovedì voi organizzate con il pubblico per far conoscere magari delle cose più curiose, delle cose che magari normalmente nelle visite normali vengono tralasciate perché non si conoscono. Esatto, quindi più che fare una visita completa, l'idea con gli amici curatori e colleghi è quella di visite specifiche. Tra queste visite specifiche ne voglio già anticipare alcune, anche se ovviamente mancano ancora diversi mesi, e saranno le visite che faremo nei giovedì di mese di luglio, destinate al pubblico della terza età. Quindi da visitatori anziani c'è un modo diverso di godere il museo e vogliamo scoprirlo insieme con il nostro pubblico. Bene, allora noi ringraziamo Pierangelo Campodonico, direttore dei Musei del Mare della Migrazione. Ricordiamo, ci sono tutta una serie di eventi che potete trovare ovviamente sul sito del museo, ma l'invito è quello di, indipendentemente da questi appuntamenti, per chi non l'avesse fatto, magari anche ritornare, per chi fosse già andato, a visitare il Galata Museo del Mare, che, come ha detto prima il direttore, è veramente uno dei fiori all'occhiello della città di Genova. Grazie.